Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Liok in questo nuovo video. Oggi siamo qui a scoprire i nuovi segreti, news del video dei Kyprians, dove hanno annunciato novità importanti, mentre qua c'è la loro intro come sempre, che adesso comparirà. Kyprians News. Vediamo che cosa ci diranno stavolta. Hai aspettato a lungo, ma oggi ne parleremo. Pronto? Ma certo, caro robottino. Highlights, c'è una sfida speciale per i fan di Evil Nightmares. I vincitori riceveranno ricompense in Evil Nightmares. Ti daremo la data di uscita di Evil Nightmares, che sarebbe quella ufficiale. E infine, pre-registrazione di Mr. Meat 2. È un'anteprima! Sei pronto? Certo! Allora iniziamo. Oggi scopriremo quindi la data di uscita ufficiale di Evil Nightmares. Nuovi segreti di Mr. Meat 2, mentre qua c'è il fan art della settimana creato da Gaming King Official. Benvenuti alle notizie dei Kyprians. Number 3. Notizia numero 3. Come già saprai, sta arrivando Evil Nightmares. Ma cosa accadrà Evil Nightmares? Bella domanda. Che succederà? Abbiamo una sfida su Discord per i veri giocatori. Questa è l'ultima corsa. Dovrei battere Evil Nightmares al piano 80 il più velocemente possibile. E potresti chiederti perché questo si chiama l'ultima corsa? Evil Nightmares ha avuto la sua corsa, ma verrà rimosso, no? Quindi lo rimuoveranno dal Play Store, peccato. Quindi questa è la tua occasione per dimostrare che sei il miglior giocatore dei labirinti. I vincitori riceveranno un enorme premio. Tante monete per potenziare William e anche una maglietta con Sister Madeline, bellissimo. Ottenere maggiori informazioni nel nostro server Discord, perché quindi faranno una sfida su Evil Nightmares dove chi vincerà riceverà monete per potenziare William e tanto altro. Evil Nightmares è quasi una realtà e abbiamo una data di uscita. E quale sarà? Questo gioco è stata una sfida per noi, era la prima volta che sviluppavamo questo tipo di gioco di livello procedurale, con il labirinto delle sure malvagie. Abbiamo notato cosa mancava per rendere questo gioco davvero sorprendente. Imparerai finalmente la storia di William Bismarck, il bambino dalle mani blu, la sua relazione con il Graal e come ha perso una gamba. E questo già lo sapevamo. Però adesso ci dicono la data di uscita ufficiale. Eccola, la data di uscita! Che sarà? Oh, eccola qui, il 20 maggio, quindi è stata confermata questa data, come c'era scritto su App Store. Venerdì 20 maggio 2022 uscirà Evil Nightmares, gioco già in pre-registrazione. Il nostro amichetto ce lo sta ricordando, sotto in descrizione io vi lascerò pure il link, ragazzi. Perché chi si pre-registra avrà un premio, molto interessante. E adesso al primo posto, la notizia più bella, più bombosa di sempre. Mr. Meat 2 arriverà prima di quanto pensi. Beh, in realtà è il 15 luglio. E il dottor White ha qualcosa da dirti? Chi è? Ma chi è questo? Il professore? Ero scienziato. Ho interrotto per un momento la mia ricerca per informarvi di novità molto importanti. Stamattina ho letto sul giornale che giusticeranno Mr. Meat. E qua c'è un giornale. Sicuramente una notizia piuttosto impressionante, è stato in carcere per molto tempo. E a quanto pare questa è stata la frase finale. Mi vesto e raccolgo le mie cose, vado in prigione. E questo qui è un filmato iniziale del gioco, forse. Hai il coraggio di venire con me? Abbiamo visto un'anteprima, veramente incredibile. Mentre adesso Mr. Meat verrà giustiziato. Cosa ne pensi? Cosa accadrà? Beh, accadrà di tutto. Sotto in descrizione, ragazzi, troverete pure il link della pre-registrazione. Quindi abbiamo visto tante novità incredibili. Un'anteprima, filmato segreto di Mr. Meat 2. E poi anche la data di uscita ufficiale di Evil Nightmares. E adesso direi di prendere immagini per analizzarle meglio. La prima novità ufficiale che è stata svelata riguarda Evil Nightmares, che purtroppo il gioco non esisterà più. Tra poco verrà rimosso per sempre dal Play Store dopo che uscirà Evil Nightmares. Quindi, per dargli un addio che si merita, i nostri cari Kyprians hanno annunciato una sfida challenge su Discord, dove chi completerà il più velocemente possibile il livello 80 riceverà dei premi che verranno dati per Evil Nightmares. Tante monete per potenziare il nostro caro William. Potremmo potenziare le scarpe scattanti che renderanno il nostro caro personaggio veloce e tanto altro. E anche una bella maglietta. Con disegnata la nostra cara Sister Madeline. Quindi questo riguarda Evil Nightmares. Purtroppo verrà rimosso per sempre dopo questa sfida challenge.
Invece il gioco Evil Nightrush avrà una storia che non ha avuto su Evil Nightmare. Quindi gli sviluppatori finalmente ci sveleranno la storia del nostro caro William, come è diventato il bambino dalle mani blu, il suo collegamento con il Graal. Quindi qua possiamo vedere la prima immagine ufficiale del Graal, che ci sarà anche in questo nuovo gioco. Questo è lo stesso Graal che c'è su Evil Nun 1, dove dentro c'è una sostanza blu, che sarebbe la stessa con la quale William si è sporcata le mani di blu. Quindi qua, in questo nuovo gioco, si scoprirà come William ha perso una gamba e il suo collegamento con il Graal e tanto altro. Quindi la data di uscita ufficiale è il 20 maggio. Già l'avevamo scoperto un mese fa su App Store. Quindi ragazzi, quando esce una preregistrazione di un nuovo gioco di Keyplayance e c'è scritta una data provvisoria su App Store, resta sempre quella. Quindi Mr. Myth 2, se c'è scritto che esce il 15 luglio su App Store, uscirà in quella data. Quindi ufficiale venerdì 20 maggio 2022 arriverà Evil Nightrush. E infine Mr. Myth 2, ci hanno svelato il nuovo personaggio che ci sarà nel gioco, che già sapevamo da mesi, il nostro caro scienziato, lo stesso che c'è su Mr. Myth 1, dove si chiamerà Dottor White, quindi adesso sappiamo anche il suo nome. Dove qua si è vestito elegante, perché lui sta andando in prigione per assistere all'esecuzione del macellaio, perché è stato condannato alla pena di morte per tutti i crimini che ha fatto. Qui ha sempre gli occhiali con una benda, perché purtroppo ha perso un occhio, è invecchiato anche lui, dato che sono passati tanti anni rispetto al capitolo 1. Si è vestito bello elegante, pure un fiocchetto si è messo, è bravo il nostro caro scienziato, che ritroveremo nel gioco. Ma poi, andando avanti, è stata svelata anche un filmato iniziale del gioco, la intro, potrebbe essere molto probabilmente, dove qua si vede un giornale delle news, qua sotto anche work in progress, perché questo significa lavori in progresso, in corso, perché di sicuro questo filmato cambierà quando uscirà il gioco. E qui c'è un giornale dove dice le news, notizie più importanti in tutto il mondo. E guardate la data di quando è ambientato, settembre 20 2001, quindi Mr. Myth 2 sarà ambientato il 20 settembre 2001, addirittura inizio 2000, una cosa veramente fantastica. Qui si vede anche una fotografia di alcune mucche, dove qua c'è scritto una mucca con la malattia della mucca paccia rilevata in Iowa. Qui spiega semplicemente che c'è un'infezione delle mucche, e se uno viene morso da queste mucche purtroppo si prende una malattia. Mentre qua sotto c'è scritto la fine di Mr. Myth, il macellaio di Baltimore, che sarebbe Baltimora, la città dove lui viveva. Quindi abbiamo scoperto finalmente dove viveva Mr. Myth nel primo capitolo, a Baltimora, sempre negli Stati Uniti. È stato incarcerato 10 anni fa e condannato a morte nella prigione statale del Nebraska, dove è rimasto in isolamento fino ad oggi. Quanto alla sua esecuzione, sarà sottoposta alla sedia elettrica, metodo praticato in pochi altri stati, ma ancora in vigore in Nebraska. E sto passati allora 10 anni da Mr. Myth 1, che era ambientato nel 1991, invece qua saremo nel 2001. Mr. Myth è stato condannato alla sedia elettrica, quindi dovrà fare questa brutta fine, prendersi l'elettricità in testa. Ma purtroppo non succederà, perché Mr. Myth evaderà, proverà a scappare via, impossessarsi della prigione. Noi dovremmo scappare poi da lui, che ci vuole catturare e fare cose orribili. Esecuzione in prigione in Nebraska. E qui c'è una bella fotografia del nostro caro macellaio. Quindi in questa prigione ci sarà pure il nostro caro scienziato, che racconta lui il filmato iniziale, che andrà in prigione per assistere all'esecuzione del macellaio. Comunque un dettaglio molto importante è che lo scienziato stava parlando con qualcuno durante il filmato, era una telefonata, stava parlando forse con qualche personaggio che c'era anche nel primo capitolo, forse con Rebecca, che sarebbe la figlia del macellaio, per avvisarla che oggi il padre subiva l'esecuzione, oppure con il cacciatore o con qualcun altro, chissà. E poi qua si vede anche la prigione di giorno, questo filmato sarà ambientato verso il pomeriggio tardi. Poi il gioco sarà di notte invece. Andiamo a vedere anche qui la prigione, che si vede un po' meglio. Entrata principale che è aperta. Hanno aperto qui il cancello e dall'altra parte c'è una porta. Peccato che poi quando saremo dentro sarà tutto blindato, perché noi dovremo scappare via. Classica horror escape, come a Stille Granny, dobbiamo scappare via. Quindi magari da questa porta principale dovremo togliere poi i lucchetti che ci impediscono di aprirle, e tante altre vie di fuga che Mr. Myth ci darà alla caccia, purtroppo, e dovremo stare molto molto attenti. E quindi queste sono tutte le notizie ufficiali date dai Keyplayance, ma aspettate ragazzi, perché vi do
un'altra notizia ufficiale che riguarda sempre un altro loro gioco. E finalmente ci sono novità ufficiali che riguardano Evil Nand Broken Mask, il gioco della Suria cattiva per PC. I Wikipedians hanno pubblicato un post che spiegano il motivo del perché ancora il gioco non sia uscito. E quindi hanno scritto che a causa di altri obblighi, i Glowstick Entertainment si sta allontanando dallo sviluppo di Evil Nand Broken Mask. I Wikipedians acquisiranno lo sviluppo di Evil Nand per completarlo e rilasciarlo come previsto. In più, i Wikipedians ringraziano i Glowstick per il loro duro lavoro e i loro contributi al marchio Evil Nand. E quindi, come c'è scritto qua, i Glowstick, che sarebbero gli stessi creatori di Dark Deception, abbandoneranno lo sviluppo di Evil Nand Broken Mask perché stavano aiutando i Wikipedians per crearlo il gioco. Quindi loro lo abbandoneranno e i Wikipedians si prenderanno tutti i diritti e hanno annunciato che continueranno a svilupparlo e lo rilasceranno come è stato previsto. Quindi per fortuna il gioco uscirà prima o poi, non si sa quando, ma di sicuro verso il 2022, fine anno o anche 2023. Perché se andiamo su Steam, nella pagina ufficiale del gioco, non ci sono più il trailer ufficiale che è stato rilasciato un anno e mezzo fa e anche le altre immagini ufficiali, non c'è più niente. C'è solo scritto che adesso gli sviluppatori e gli editori sono i Wikipedians, perché si sono comprati tutti i diritti loro. E poi non c'è più nient'altro. Purtroppo hanno dovuto togliere tutte le immagini perché forse il gioco verrà cambiato. Un vero peccato comunque, perché da oltre quasi 2 anni che è stato annunciato che sarebbe uscito questo gioco e a quanto pare ancora dovremmo aspettare tantissimo. Ma comunque, prima o poi uscirà. E quindi ragazzi, i video news di quest'oggi terminano qui, abbiamo visto tante belle novità e quindi spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e adesso vi lascio ai saluti. Un grande saluto a Kangura, Giuseppe Zioli, Cristian Pace, SMG4Fan, Giussi Jacopetta, Federico Morrone, Infernape08, ciao a tutti amici. Se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo soprattutto la parte del video che più vi è piaciuta e chiedere di essere salutati. Ciao ciao!